Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi racconto come evitare comportamenti che potrebbero diminuire il tuo fascino. Quanto conta per te l'aspetto esterno? Forse poco o forse molto? Ma in realtà è che il fascino non deriva dall'apparenza fisica. Si tratta di un insieme complesso di caratteristiche ed espressioni che creano un'impressione di durata negli altri. Alcune volte, senza saperlo però, adottiamo comportamenti e abitudini che possono offuscare il nostro vero fascino e diminuire il nostro carisma agli occhi degli altri. Il perché può essere vario, può essere lo stress, la mancanza di sonno, incomprensioni personali o semplicemente delle cattive abitudini acquistate nel tempo. Quindi vuoi scoprire quali sono questi comportamenti da evitare se vuoi mantenere intatto il tuo magnetismo personale? Allora, partiamo subito dal primo punto. Il narcisismo non è altro che il riflesso distruttivo dell'autostima. Si tratta di un atteggiamento in cui una persona si concentra esclusivamente su se stessa e sul proprio ego, ignorando completamente gli altri individui intorno a sé. E questo comportamento può avere conseguenze assolutamente negative sulla persona narcisista. Il narcisista infatti tende a cercare costantemente l'approvazione e l'ammirazione degli altri, ma in realtà ha una bassa autostima. E per compensare questo sentimento di insicurezza si concentra esclusivamente su se stesso, cercando di mostrarsi sempre sotto una luce positiva e facendo tutto il possibile per mantenere l'immagine di se stessi che ha creato nella sua mente. E questo atteggiamento egocentrico può generare molteplici problemi nelle relazioni personali e professionali. Gli altri possono percepire il narcisista come un egoista, vanitoso e privo di empatia. Inoltre, la costante ricerca di lodi e ammirazioni può essere estenuante per gli altri, che finiscono per sembrare trascurati e svalutati. Inoltre, il narcisismo può sabotare la crescita personale e la possibilità di miglioramento. Quindi concentrarsi solo su se stessi e sul proprio ego impedisce assolutamente di prendere in considerazione le opinioni e le prospettive degli altri. E questo è grave. Quindi evitiamo il narcisismo assolutamente, perché questa mancanza di apertura al confronto e al dialogo può limitare le opportunità di apprendimento e sviluppo personale. Infine, il narcisismo può portare alla solitudine e all'isolamento. Gli altri possono stancarsi comunque di cercare di soddisfare le continue richieste di questi narcisisti e quindi di dover fronteggiare la sua mancanza. E quindi il narcisista deve affrontare, come fa ad affrontare la mancanza di interesse per gli altri? E quindi cosa succede? Che questo può portare a relazioni tese o alla rottura delle stesse. E per evitare il narcisismo continuo è importante sviluppare una sana autostima basata su una consapevolezza di sé equilibrata e su una considerazione per gli altri. Per forza, imparare ad apprezzare le persone, comunque tutte quelle persone che stanno intorno a noi, e riconoscere, è importante riconoscere le emozioni e i bisogni altrui, e tutto questo può aiutare a rompere il ciclo distruttivo del narcisismo e quindi permette la costruzione di relazioni sane e significative. Il secondo punto, anche questo molto ma molto importante, è l'insensibilità e l'indifferenza. E poi, quanto conta l'empatia? Molto, direi tantissimo, perché l'empatia è una qualità fondamentale che può influenzare significativamente il nostro fascino e il modo in cui veniamo percepiti dagli altri. L'insensibilità e l'indifferenza verso gli altri invece sono comportamenti che non solo possono diminuire il nostro fascino, ma anche danneggiare
Assolutamente, le nostre relazioni interpersonali. Quando siamo insensibili o indifferenti verso gli altri, dimostriamo di non preoccuparci dei loro sentimenti, delle loro esperienze e dei loro bisogni. E questo atteggiamento egoistico può farci sembrare freddi, distanti e poco interessati a ciò che gli altri hanno da dire o da offrire. Quindi, la mancanza di empatia può essere percepita come una mancanza di rispetto e di considerazione e come dire, e può portare gli altri a sentirsi, come dicevo anche per quanto riguarda il narcisismo, può portare le persone che ci stanno vicino a sentirsi trascurate e a questo punto anche a non ad essere valorizzate. Quindi, l'insensibilità può manifestarsi comunque in modi diversi, ad esempio potresti essere indifferente alle difficoltà emotive degli altri, ignorare le loro richieste di aiuto o mostrare disinteresse verso i loro successi, che questa è una cosa terribile, non essere felici e non partecipare comunque al successo delle persone che ci stanno vicino, delle persone che ci amano, è una cosa veramente terribile. È una cosa che purtroppo succede, succede spesso, è sempre successo, non è la malattia dei nostri tempi. Questo modo di fare così, diciamo, volgare, no? Di non essere felici per le gioie, per le felicità, per le cose belle che accadono alle nostri amici, i nostri parenti, è una cosa veramente vergognosa. Così come è vergognoso non sostenere e aiutare le persone, i nostri amici o i familiari che hanno un fallimento. Ecco, essere anche insensibili davanti a una persona che subisce un fallimento o che vive un periodo terribile è veramente triste. E come vi dicevo, secondo me questi sentimenti ci sono sempre stati, magari nel passato venivano controllati un po' meglio, oggi è terribile, oggi saltano fuori come i funghi, c'è un menefreghismo totale. Quindi davanti a questi atteggiamenti che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente evitare di comportarci in questo modo e dobbiamo ascoltare attentamente gli altri quando ci parlano dei loro problemi o delle loro felicità, delle loro soddisfazioni. Dobbiamo fare in modo di essere interessati verso il loro mondo. Quindi anche, come dire, l'empatia, diciamo, dall'altra parte, la capacità quindi di mettersi nei panni degli altri e comprendere i loro sentimenti e le loro prospettive. Essa ci permette di connetterci, assolutamente, di connetterci in modo profondo e autentico con gli altri, dimostrando che ci preoccupiamo per il loro benessere e delle loro esperienze. Quindi, come dire, essere empatici richiede comunque un impegno attivo all'ascolto e nel cercare di comprendere gli altri. Significa essere presenti nel momento dei dolori o nel momento proprio di felicità degli altri. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rispondere con calore, con amore, con comprensione, mostrare empatia verso gli altri può farci sembrare più accoglienti, comprensivi e interessanti, rendendoci più attraenti agli occhi degli altri. Quindi, se vogliamo coltivare il nostro fascino, che cosa dobbiamo fare? Cioè, è importante evitare in primis l'insensibilità e l'indifferenza verso gli altri. Dovremmo impegnarci a sviluppare la nostra capacità di empatia ascoltando gli altri con attenzione e mostrando un sincero interesse per le loro esperienze di vita. Solo così potremo creare delle vere relazioni più significative e più autentiche con gli altri, migliorando il nostro fascino personale e la nostra soddisfazione nelle relazioni interpersonali. Quindi, se vogliamo coltivare il nostro fascino personale, è importante evitare l'insensibilità e l'indifferenza. E quindi non dobbiamo fare altro che impegnarci a sviluppare la nostra capacità di empatia ascoltando gli altri con attenzione. E niente, è solo così che comunque potremo essere anche noi felici. Poi c'è un terzo punto che per me è fondamentale, che è molto importante.
E dobbiamo assolutamente evitare la mancanza di gentilezza e rispetto verso gli altri. Perché la mancanza di gentilezza e rispetto verso gli altri è sicuramente un comportamento che può diminuire il tuo fascino. Quando non siamo gentili con gli altri, dimostriamo una mancanza, come sempre, di empatia e considerazione verso le loro esigenze e sentimenti. Questo può creare tensioni e conflitti nelle relazioni e alla fine allontanarci dagli altri. Inoltre, quando non mostriamo rispetto verso gli altri, sia nelle parole che nelle azioni, mostriamo una mancanza di considerazione per la loro dignità e valore come individui. Questo può avere un impatto negativo sulla nostra reputazione e sul modo in cui percepiamo gli altri. La gentilezza e il rispetto sono qualità essenziali per mantenere relazioni positive e costruttive con gli altri e quindi è importante cercare di coltivare la nostra vita quotidiana. Un altro punto, anche questo molto importante, è l'eccessiva negatività e il pessimismo costante. Oh mamma, che tragedia, questo proprio non si può, no? Beh, perché questo proprio è terribile, ci crea un deserto attorno. Se mai dovessimo essere sempre pessimisti. Oh mamma, e vedere sempre tutto negativo, vabbè, qui si rischia la solitudine alla grande, perché per carità la solitudine è anche una cosa bella e piacevole, ti fa star bene, ti allontana lo stress, però quando ti ritrovi a star solo perché sei un pessimista, no, questo no, proprio direi di no, però purtroppo accade, succede e quindi dobbiamo fare in modo di evitare, vediamo come farlo, perché no, non si può. Cioè, l'eccessiva negatività e il pessimismo costante sono comportamenti che potrebbero seriamente diminuire non solo il fascino, ma diminuire qualsiasi cosa. Non si può, non si deve. Se si è sempre concentrati, voglio dire, sui lati negativi delle situazioni, sarà per gli altri devastante. Cioè, non è impossibile che possano trovare attraente il tuo modo di fare, il tuo modo di comportarti. Cioè, le persone a quel punto si allontanano, si spaventano, cioè, stanno via, ecco. Quindi, come dire, lamentarsi continuamente e vedere solo il bicchiere mezzo vuoto può trasmettere un'energia pesante che allontana, come vi dicevo, le persone. Invece, cercare di mantenere una mentalità positiva anche durante i momenti difficili può essere estremamente attraente. Mostrarsi proattivi nell'affrontare le sfide e cercare sempre di trovare soluzioni può contrastare positivamente le tue relazioni e la tua immagine. In generale, dico, ricorda che un atteggiamento positivo può essere contagioso e attrarre persone positive nella tua vita. E poi c'è un altro punto, anche questo molto importante. Le bugie ripetute, oh mamma, le bugie, per carità, le bugie bianche possono anche qualche volta essere utili, ma cioè, essere dei bugiardi, cioè dei bugiardi, come dire, dei professionisti della bugia, no, direi proprio di no, e questo, anche questo può comunque crearci dei problemi, ecco, con i rapporti interpersonali, ecco, perché comunque ripetere continuamente delle bugie è un comportamento che... Cioè, non ci diminuisce il fascino, la stima e tante altre cose. Cioè, quando raccontiamo continuamente bugie, perdiamo alla fine la fiducia degli altri e ci esponiamo al rischio di essere poi anche scoperti. Le bugie creano comunque una barriera tra noi e gli altri. Le bugie ripetute possono portare a una perdita di fiducia in noi stessi.
poiché dobbiamo mantenere costantemente una faccia falsa, una facciata falsa. Alla lunga, questa mancanza di autenticità e di insicurezza che ne deriva ci rendono meno attraenti per gli altri, no? E per evitare di cadere in questo comportamento, è importante essere onesti e sinceri nelle nostre relazioni e nelle nostre azioni soprattutto. La verità è un tratto prezioso che non dovremo mai sottovalutare, ecco. E quindi che dire, io spero di esservi stata utile con questi piccoli consigli che dovrebbero accompagnarci tutti i giorni, perché è un modo per essere prima di tutto felici, no? Perché se riusciamo ad essere gentili, se riusciamo ad essere seri, se riusciamo ad essere onesti, affettuosi, ecco, questo non solo ci porta del bene, ci fa star bene e ci fa andare avanti con serenità, ma poi comunque ci dà l'opportunità di creare dei bellissimi legami, legami che possono durare nel tempo, ecco, la falsità, la bugia non serve, perché tanto prima o poi si viene scoperti, possono passare anche degli anni, ma prima o poi ti beccano sempre, qualsiasi cattiveria comunque è fonte di bugia e prima o poi le bugie si sanno, saltano sempre fuori e che figuraccia. Comunque io vi ringrazio per aver guardato il mio video e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao.